È avvolta nel giallo la morte di un uomo poco più che sessantenne trovato cadavere nella sua casa di Jesolo. Si chiama Roberto Basso, non è escluso l'omicidio. Era proprietario di una tabaccheria nella zona del Lido di Jesolo. Si trova in ospedale in condizioni gravi ma stabili una giovane turista aggredita e ferita dal compagno in campo San Giacomo a Venezia, l'uomo denunciato per aggressione. A Segusino, un 34enne di Salzano è rimasto incastrato tra il suo camion e il muro portante di una casa. Per lavoro stava portando il gas nelle abitazioni del piccolo borgo di Riva Grassa. Si è sentito male accasciandosi a terra mentre attraversava il ponte di Calatrava. Una 57enne di Mogliano ha perso la vita in Piazzale, Roma. Paura per due guardie mediche aggredite da un manutentore in evidente stato di alterazione all'ospedale di Jesolo. L'azienda sanitaria ha preso provvedimenti nei confronti dell'uomo. La guerra di taxi a Venezia, il Quirinale ha dato il via libera ai motoscafi NCC con licenze di altri comuni. L'assessore Boraso: chiederemo un tavolo di coordinamento. Fino al 9 maggio i bambini delle scuole dell'infanzia e primaria hanno l'opportunità di vivere 4 giornate insieme ai vigili del fuoco, coinvolti oltre 2.000 piccoli visitatori. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto. Questo giallo a Jesolo, cerchiamo ovviamente di raccontarvelo praticamente in presa diretta. Vi mostro queste immagini che arrivano da Jesolo, siamo in via Antiche Mura. Ecco, mi dicono tra l'altro che è arrivato anche il servizio della nostra Daniela Sizia, la vittima. L'uomo trovato morto si chiama Roberto Basso. Vi dicevo, un giallo, un mosaico, le cui tessere si stanno componendo in questi minuti. Gli aggiornamenti di Daniela Sizia. Trovato riverso a terra nella sua abitazione in via Antiche Mura, Jesolo Paese, l'uomo, 60 anni, ha una tabaccheria nella zona del Lido. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri giunti sul posto. Non si esclude l'omicidio. Le modalità, secondo quanto si è appreso, sono quelle di una morte violenta. L'uomo, celibe, viveva da solo. Un giallo che i militari dell'arma di San Donà e Jesolo stanno cercando di chiarire. Una tragedia che ha sconvolto l'intero paese. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero. L'abitazione della vittima è in una zona piuttosto isolata. Notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno in comune a Jesolo, sconvolto il sindaco Christopher De Zotti, avvertito dalle forze dell'ordine. Sarà il medico legale a stabilire la causa del decesso. Roberto Basso, lo ripeto, il nome di quest'uomo, titolare di una tabaccheria in via Verdi al Lido di Jesolo. Ovviamente sul posto si sta recando anche il nostro Nicola Marcato. Vi racconteremo tutto nel corso delle prossime edizioni. E c'è un altro fatto di cronaca, un'aggressione che ci porta a Venezia. Una giovane turista è stata gravemente ferita in campo San Giacomo d'Allorio, in pieno centro storico a Venezia, dopo essere stata aggredita dal suo compagno. A noi è stato raccontato che un ragazzo spagnolo ha aggredito la fidanzata per delle dinamiche di coppia che non conosciamo. Lei a un certo punto è caduta, cadendo si è ferita e ha cominciato a sanguinare tanto. Qua non c'era niente di aperto, non sappiamo niente perché non c'era bar aperti, non c'erano bar aperti, non c'era niente. La coppia, dopo aver passato la serata in alcuni locali, si era fermata ai piedi del campanile della chiesa di San Giacomo. È in questo punto dove il 35enne, presumibilmente ubriaco, ha iniziato un'accesa discussione con la compagna. Sembra l'abbia colpita più volte, ma non è ancora chiaro se la ferita alla testa sia stata causata da una caduta a terra dopo una spinta. Dai racconti sembra che l'abbia soltanto spinta e lei abbia battuto la testa o sul muro qui della chiesa o comunque per terra, insomma, magari in preda all'alcol. Lui ha perso il controllo e lei ha perso l'equilibrio, insomma. A dare l'allarme una residente della zona che dalla sua camera da letto ha sentito le urla della giovane. Si è svegliata di soprassalto, è venuta fuori subito, appunto ha aiutato la malcapitata con il fidanzato che era in stato di shock, avendo la spinta si era reso conto di cosa aveva fatto. Alle grida di aiuto sono intervenuti altri vicini che hanno chiamato i carabinieri e i sanitari del SUEM 118.
Alle prime luci del giorno, dove la giovane turista è stata soccorsa, era presente una vistosa chiazza di sangue. La macchia, per precisione, era lì. Infatti una delle nostre dei nostri collaboratori, aprendo la mattina, ha visto ed ha pulito subito, perché ci sarebbero poi state le comunioni qua in Campo San Giacomo. La giovane ora si trova in ospedale in condizioni gravi ma stabili. Al momento l'uomo è stato denunciato per aggressione e si attende che la donna si riprenda per sapere se voglia sporgere o meno denuncia. Incidente sul lavoro oggi nella Marca trevigiana per una 34enne di Salzano. Ero in casa e sentivo aiuto. Sono uscita e ho visto la persona incastrata tra il camion e il muro, e non potevamo far niente ovviamente, e quindi chiamato subito i soccorsi. Le grida disperate, aiuto, liberatemi, venivano dal camion, ma dentro non c'era nessuno. L'uomo, un moldavo di 34 anni, era rimasto schiacciato tra il fianco del mezzo e il muro, con un braccio però ancora incastrato dentro la cabina. Insieme ad una ragazza del posto, questa residente ha chiamato i soccorsi. I primi ad arrivare l'ambulanza di Valdobbiadene. L'automedica di Pieve del Grappa ha scortato i vigili del fuoco per un'altra strada dove il mezzo sarebbe riuscito a passare. Un intervento tempestivo che gli ha salvato la vita. Per fortuna che qualcuno c'era. E dopo la paura era che i vigili del fuoco venissero di qua e quindi non passavano. Era là incastrato e abbiamo dovuto, con le nostre attrezzature, in qualche modo poterlo togliere. Avevamo usato i cuscini appositi che abbiamo noi, abbiamo spostato un po' il mezzo di circa 10 centimetri, che ci hanno aiutato a liberarlo un po'. Poi ho anche il braccio inserito nella porta, abbiamo tagliato un pezzo di porta e siamo riusciti a estrarre, diciamo, il ragazzo, che apparentemente stava bene. Era cosciente? Al momento sì. Lo hanno liberato con questi cuscinetti di sollevamento che, riempiti di aria compressa, possono arrivare a sollevare anche un'autovettura. Così sono riusciti a tirarlo fuori. L'uomo di Salzano, dipendente di una ditta di Zero Branco, è riuscito a rendere ai sanitari una prima ricostruzione dei fatti. Aveva parcheggiato il mezzo nello spazio antistante La Volta, in Borgo Matteotti. Stava scendendo quando il mezzo lo ha trascinato indietro perché aveva scordato di inserire il freno a mano e così è rimasto schiacciato. Devono fermarsi qua perché non ci passa. La misura delle case è stretta e questo ha rischiato, secondo me. A tirare il freno a mano sarà un infermiere. Carabinieri e Spisa, giunti nella piccola frazione di Riva Grassa poco dopo, infatti lo troveranno inserito. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Valdobbiadene. L'uomo ha riportato diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Dramma questa mattina a Venezia. Il 57enne Giorgio Serena, di Mogliano Veneto, informatore farmaceutico, ha perso la vita in piazzale Roma mentre attraversava il ponte di Calatrava. Erano circa le 11.30 quando è stato lanciato l'allarme. Si sarebbe sentito male accasciandosi a terra. Chi si trovava nelle vicinanze ha immediatamente allertato la polizia locale e il 118, ma le manovre di rianimazione non sono servite. L'uomo è stato dichiarato morto poco dopo le 12. Paura per due guardie mediche all'ospedale di Jesolo. La cronaca nel servizio di Ilaria Marchiori. Notte di terrore, sabato, nel punto di continuità assistenziale all'ospedale di Jesolo. Due medici sono stati minacciati e aggrediti verbalmente da un manutentore. Questa notte voi due morirete, si sono sentiti dire i medici. L'uomo, 36enne, dipendente di una ditta esterna, era al volante di una vecchia auto nell'area parcheggio quando è stato ripreso perché sgommava. A quel punto è andato in escandescenze, correndo verso di loro, che nel frattempo si erano barricati all'interno, sbarrando la porta scorrevole e rifugiandosi nel bagno dell'ambulatorio chiuso a sua volta. Il 36enne, in evidente stato di alterazione, è riuscito ad aprire le prime due avendo le chiavi, ma dopo grida e minacce è stato preso dagli agenti della polizia e trattenuto per circa 3 ore. Una volta rilasciato però è tornato sul posto, ma è servito a poco. All'indomani sono state cambiate immediatamente le serrature. Ieri mattina eravamo già qui per mettere in sicurezza, come ho detto, il distretto. Siamo già intervenuti verso il datore di lavoro di questo operatore affinché sia allontanato dall'attività che svolge con noi. E per quanto riguarda poi la segnalazione, è chiaro che adesso verificheremo bene che cosa è successo.
Non c'è stata fortunatamente un'aggressione fisica ma verbale, e comunque grave da condannare, e ci riserviamo di agire anche noi per vie legali nei confronti di questo operatore. Da tempo l'azienda sanitaria si è attivata anche con una campagna ad hoc per intervenire su episodi di aggressione nei confronti del personale medico, e la cosa ha già portato dei risultati. L'anno scorso, 2023, abbiamo rilevato un raddoppio delle segnalazioni rispetto al 2022, il che non vuol dire il doppio degli eventi, come si sarebbe portati a pensare distinto. Anzi, gli eventi di una certa gravità, quelli che hanno determinato ad esempio una segnalazione all'INAIL per un infortunio, si sono dimezzati nel 2023 rispetto al 2022. Vuol dire che da un lato le azioni messe in campo servono anche a contenere gli aggressori e a ridurre i fenomeni di aggressione. Dall'altro lato la sensibilità dei nostri dipendenti, strutturati o convenzionati che siano, è maggiore, e anche la consapevolezza che si può e si devono segnalare questi episodi per consentirci anche di intervenire. La guerra dei taxi ci riporta in laguna a Venezia, ci sono degli aggiornamenti. Dopo la Cassazione, la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato e l'Autorità Garante della Concorrenza, anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella si è espresso sulla circolazione commerciale in laguna, il servizio di motoscafi NCC, mettendo la parola fine a ogni tentativo da parte del Comune di Venezia di chiudere al noleggio con conducente con le licenze rilasciate da altri comuni. Nulla di nuovo, noi di fatto rispetto a questa sentenza il Comune di Venezia stava già applicando, nel senso che non stavamo già sanzionando coloro che svolgevano servizio di NCC proveniente da altro comune. Oggi il tema vero è capire quanti altri comuni potranno aprire nuove graduatorie e nuove liste di taxi NCC, perché le sentenze si applicano, significa che se un soggetto da Caorle o da portacarre la licenza da Caorle o da Chioggia potrà imbarcare il turista e portarlo anche in centro storico di Venezia. Il ricorso straordinario proposto da Venice Tour è dunque stato accolto, ma il Comune ha intenzione di agire. Noi come Comune Venezia stavamo già applicando il contenuto perché sapevamo che l'esito sarebbe stato favorevole e ricorrente. Avremo un coordinamento con la città metropolitana evidente per impedire una deregulation totale, ovviamente. Voltiamo pagina. Da oggi fino al 9 maggio i bambini delle scuole dell'infanzia e primaria hanno l'opportunità unica di vivere 4 giornate emozionanti insieme ai vigili del fuoco. Con il calore dell'accoglienza del comandante provinciale di Venezia Luongo, oltre 2.000 piccoli visitatori si sono immersi nelle attività dei coraggiosi pompieri con occhi pieni di meraviglia e sorrisi scintillanti. I giovani esploratori hanno assistito a dimostrazioni di sommozzatori, dei cinofili e delle squadre spelo alpino fluviali. Queste giornate non solo educano i bambini sulla sicurezza e il lavoro eroico dei vigili del fuoco, ma offrono loro anche un'occasione unica di apprendimento pratico e divertimento. Adesso vi parliamo di un'altra importantissima iniziativa che collega Treviso e Cavallino Treporti. Le uniche ruote che voglio sono queste, perché normalmente la sclerosi viene abbinata a una disabilità motoria ed esclusivamente motoria, e invece è una disabilità che coinvolge tutti gli organi. Non di una sedia a rotelle, ma sono quelle della foot bike le uniche ruote che vuole avere. Giuliana Voltan, 55 anni, affetta da sclerosi multipla, percorrerà 80 km da Treviso a Cavallino con il suo mezzo per sensibilizzare sul tema della salute e dello sport, portando come esempio la sua storia e la sua malattia. Ho fatto dello sport la mia bandiera per riuscire anche a superare determinati ostacoli. Gli ostacoli sono tanti, ricorrenti, più o meno negli anni, e non penso di essere un eroe, però credo che la buona volontà e l'impegno servano molto. Spero di farcela, perché gli imprevisti sono sempre all'ordine del giorno nella mia malattia. Una diagnosi arrivata circa 30 anni fa e che le ha cambiato la vita. Lo sport l'ha ancora qui, si è aggrappata senza mai arrendersi. Impegno e volontà che l'hanno fatta arrivare un chilometro alla volta, a percorrere lunghe distanze e vincere premi in giro per l'Europa, anche grazie all'aiuto del suo coach. Un chilometro a settimana siamo riusciti, e sono riuscito con
diamo un po' la mia pazzia, però sono riuscito a coronare questa impresa che è valevole quasi come una medaglia, perché è una medaglia molto importante, perché sono riuscito a cambiare lo status della persona, e questa è una cosa che fa ben sperare anche per tante persone che hanno questo tipo di problematica. La 80 km che Giuliana percorrerà sabato 11 maggio è un traguardo. Partenza da Treviso, passando per l'Arestera e il comune di Casier, fino ad arrivare alle spiagge di Lio Piccolo a Cavallino. Seguita da un giovane regista, la sua corsa diventerà anche un docufilm. Io avevo voglia di dimostrare che lo sport, la disabilità e l'inclusione sono dei veicoli, per cui bisogna utilizzarli nella maniera corretta per poter fare qualcosa per se stessi che possa servire anche agli altri. Il veicolo per arrivare a sentirsi bene sei tu. La utilizzo come sistema di terapia, portando le persone nell'ambiente, perché in modo da potersi muovere. È un monopattino a spinta muscolare, quindi muove completamente tutto il corpo, sia dalla parte alta che dalla parte degli arti inferiori, lavorando sull'equilibrio, quindi un potenziale per anche Giuliana, in questo caso per la sua malattia, è molto ma molto importante. Vi do un aggiornamento di sport. Il calcio, 90 minuti dal termine della stagione cadetta 2023-2024, il Venezia ha vinto in casa al minuto 93 contro la Feralpi Salò, penultima della classe, la promozione diretta in Serie A, ossia senza dover passare per i play-off. È dunque ancora possibile, prossima sfida contro lo Spezia. E io vi ricordo la notizia di apertura di questa edizione, l'uomo trovato morto in via Antiche Mura a Jesolo, possiamo vedere le immagini, si tratta di Roberto Basso. Sul posto sta arrivando, anzi è giunto, e fra poco si collegherà il nostro Nicola Marcato nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Buona serata. Bentrovati al meteo. Attorno all'Italia si attiva un vortice di bassa pressione. Il tempo peggiora sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 7 maggio. Sul Veneto diffusa instabilità. Avremo precipitazioni inizialmente locali, poi via via più significative, con rovesci e temporali un po' ovunque. Le temperature saranno in diminuzione, minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 14 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, su tutta la regione avremo piogge sparse, più frequenti e abbondanti verso la zona montana. Quota neve oltre i 2000 metri. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 16-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso, con rovesci un po' ovunque. Temperature minime sui 10-12 gradi, massime tra 17 e 18. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.